ricordo bene il momento, ricordo proprio questa morbosità che ci fu all'epoca della stampa. E mi sono documentata, sono andata a rivedere dei video, sono andata anche a livello tecnico, proprio ho cercato di capire anche un insieme di cose, di come affronta una giornalista determinate domande, di come, che tono usa, perché ci sono spesso queste inviate che parla in un certo modo, quindi comunque a livello tecnico ho cercato di fare tutto un lavoro di ricerca. Poi, come hai detto bene, io rappresento la parte mediatica, quindi non in particolare una giornalista precisa, anche perché non sarebbe stato possibile, perché ce n'erano veramente tanti all'epoca. E quindi a un certo punto ho cancellato tutto e insieme a Pippo Mezzapesa abbiamo in qualche modo creato questa Daniela. Quindi abbiamo cercato di riportare quella morbosità iniziale, quindi quell'essere arrivista, quell'essere ambiziosa, quell'essere in qualche modo quasi fastidiosa, no? Il fatto di non vedere in faccia, non guardare in faccia nessuno, il fatto di fare notizia, di volere avere lo scoop. E allo stesso tempo abbiamo cercato di umanizzarla. In qualche modo è anche venuto spontaneo durante le riprese. Forse il mio lato umano come attrice è venuto fuori, mi sono incominciata a fare mille domande e quindi ho detto, vedi, perché non raccontare anche questo del giornalismo, no? Nel senso, ricordiamoci, sì, ci sono stati persone mandate lì per fare notizia, ma sono sempre comunque umani, esseri umani che provano delle emozioni. E quindi cercare di lavorare proprio su quello, che cosa vuol dire ritrovarsi in quel momento lì, dover raccontare un dramma del genere e allo stesso tempo comunque viverlo insieme a queste persone. E spero che sia venuto fuori questo passo indietro che Daniela fa a un certo punto. Cioè l'occhio, Daniela è un po' l'occhio esterno, l'occhio che eravamo noi all'epoca di quasi 15 anni fa, e quindi così è abbastanza disarmante, no? Tutto questo. Però sono orgogliosa e fiera di farne parte, di poter raccontare di nuovo questa storia con grande rispetto, assolutamente.